dopo 2 anni ho visto che la nuova società, cioè i dirigenti di RBR, hanno fatto un ottimo lavoro e quindi a questo punto è ora di dare le consegne e di dare continuità a una società nata nel 1947 e che deve continuare per altri anni ovviamente. E mi sembra di vedere di stare consegnando questa società a un gruppo serio. Ora che cosa farà lei in futuro? Beh, io faccio sempre il mio lavoro è quello del procuratore e spero di poter dare dei giocatori al Rimini Basket come li davo anni fa quando diedi tantissimi giocatori che avete avuto a Rimini, che molti dei quali erano miei giocatori che avevo portato a Rimini, come Otis Howard per esempio, che ho visto che prima nel video ne avete parlato, l'avevo portato io. E non era poi l'unico, ne ho portati tanti a Rimini. Ecco, a proposito della nuova stagione, ha già appunto qualche nome sul taccuino? Beh, veramente con Rimini adesso bisogna vedere se fanno che serie fanno e poi dopo mi devo vedere con Carasso per vedere se hanno bisogno, di che cosa hanno bisogno. Cioè praticamente per me diventa una società come le altre con, diciamo, un occhio in più, di riguardo, perché abbiamo tanti di quei giovani che sono in fondo stati formati da noi.